GF VIP 3, Jane Alexander divisa, ho fatto una scelta, e lascia il fidanzato. L'attrice bacia il modello di Striscia la Notizia, Elia Fungaro, e prende una decisione importante per la sua vita. Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 3 Jane Alexander, con molta probabilità, sarà la protagonista insieme al suo coinquilino Elia Fungaro. I due ragazzi hanno capito di piacersi e, grazie agli autori, si sono scambiati il loro primo bacio mentre giocavano ad obbligo o verità in salotto. Tra i due è nata una bella intesa che ha allertato il fidanzato di lei, Gianmarco, il quale si è recato recentemente fuori dalle mura del giardino per chiedere la mano di Jane. Questo evento ha destabilizzato l'attrice che non vuole assolutamente fare questo passo, soprattutto perché ha scoperto cosa prova il velino di Striscia la Notizia nei suoi confronti. Scopriamo insieme cosa è successo nella casa più spiata d'Italia e qual è stata la scelta della Alexander. Il bacio e la confessione inaspettata. Mentre i ragazzi erano in salotto a giocare ad obbligo o verità, quest'ultimi hanno chiesto a Jane Alexander di fare ciò che in quel momento sentiva di fare nei confronti di Elia Fungaro. L'attrice ha colto la palla al balzo e si è fiondata dal ragazzo che probabilmente NN si aspettava potesse accadere quello che poi è successo tra di loro. Jane lo ha baciato per la prima volta, rompendo così il muro di ghiaccio che li divideva e frenava, video virgola i loro istinti. Ma il colpo di scena è arrivato subito dopo, quando Fungaro ha confessato cosa prova per Jane. Quando gli è stato chiesto quanto fosse innamorato dell'attrice da 1 a 10, il modello ha risposto 8 lasciando sbalorditi i coinquilini della casa e mandando in tilt la Alexander. La scelta finale di Jane. Divisa tra due fuochi, la Alexander ha parlato finalmente della sua relazione con Gianmarco ed è arrivata ad una conclusione drastica, la donna ha deciso di lasciarlo definitivamente perché ritiene che non sia l'uomo adatto per lei in questo momento. Non mi sono pentita, ha dichiarato la donna, la quale non ha voglia di pensare a determinate cose che la legano al suo uomo. Durante la diretta di Mediaset Extra ha confessato di non voler affrontare in diretta, video virgola il discorso e di non voler avere un confronto con Gianmarco perché preferirebbe farlo in privato lontano dalle telecamere. Lo trovo di cattivo gusto. Già mi sembra che di cose di cattivo gusto ne ho fatte più di una, ha concluso la donna, consapevole di aver sbagliato ma intenzionata a non lasciarsi scappare Elia Fungaro per non avere eventuali rimorsi in futuro relativi a una possibile storia con lui.